Emanuele il 14 luglio partirà per Roma per questo viaggio Venezia-Roma in carrozzina, anzi in click. Esattamente. Io ho una distrofia muscolare dei cingoli, che è una malattia degenerativa che colpisce braccia e gambe. L'indebolisce, praticamente fino a renderli quasi inutilizzabili. Spingermi per me inizia a diventare complicato. Faticoso. E con questo mezzo riesci a muoverti più Esatto, ho agevolmente. riavuto una certa libertà e allora mi sono detto, perché non fare una roba in grande? Andiamo fino a Roma. Perché sì, perché Manuel fa un sacco di cose, fa sci, immersioni, hockey in carrozzina, cos'altro fai? Sì, ho provato il paracadutismo, Paracadutismo, cioè il non si ferma. wakeboard. Non è che la distrofia muscolare ha fermato la tua voglia comunque di fare sport, di No, muoverti, di agire. no. E ho scoperto tutte queste cose negli ultimi 3 anni, da quando, per motivi fisici, ho dovuto per forza sedermi in sedia a rotelle. Quando è che hai capito che la tua vita sarebbe cambiata? A quale età? All'incirca 13 anni, quando ogni anno andavo con i miei genitori a fare la settimana bianca, io amo sciare, ho sempre amato sciare, e quell'anno mi sono messo di sci e ho capito che subito, appena mi sono alzato, ho fatto la prima discesa, non potevo più farlo perché non riuscivo a comandarli. E da là è stata una brutta mazzata perché fino a quel giorno non me ne rendevo conto di quanto grave fosse la malattia. Come si fa a superare un ostacolo nella vita così importante? È dura, allora bisogna essere fortunati ad avere una famiglia che ti stia dietro, che poi io con la mia famiglia di questa malattia ne abbiamo sempre parlato molto poco. Bisogna avere degli amici. Io sono fortunato perché ne ho molti. E poi bisogna passare quella fase di vita, quegli anni duri. Si versano lacrime, non è semplice, bisogna sapersi accettare e appena riesci ad accettarti è come una liberazione. Io ti dico, ho ricominciato a vivere proprio da quando mi sono seduto in sedia a rotelle. Questo viaggio Venezia-Roma non è il primo, mi dicevi che hai fatto altri viaggi importanti, no? Sì. In solitario quasi. Sono andato appunto a Capo Nordo 3 anni fa, poco prima di No, con sedermi. la carrozzina. No, sono andato in macchina da solo completamente. E non è stato semplice perché sono stati tra state 3 settimane, 11.000 km da andata e ritorno. Ho dovuto dormire 2 giorni anche in macchina perché non ho trovato alberghi accessibili nell'estremo nord. Però è stata una bella ricarica, io l'ho considerato, sono arrivato stanco ma dentro caricatissimo. Quindi userò soprattutto piste ciclabili, strade sterrate, cercherò di essere il più visibile possibile perché sono così, quindi sembrerò un albero di Natale pieno di luci, mi si vedrà lontano chilometri. Cosa vuol dire essere felici? Essere felice vuol dire essere tranquilli. Se una persona è tranquilla, secondo me è felice. Vuol dire svegliarsi la mattina col sorriso e saper quello che sei e saper quello che puoi fare. E magari anche a volte spingersi anche leggermente oltre, non fa neanche male quello. La sfida. La sfida, la competizione, anche con se stessi, perché alla fine questi viaggi è una competizione interna. È una sfida, come hai detto te, che ti carica. Manuel, San Marco, San Pietro in una settimana. Speriamo. In una settimana. Buon viaggio, buongiorno mattina.